Sì, certo, anche tu puoi avere la tua soddisfazione. Gioca a football americano, vieni a giocare con noi, vieni nella nostra squadra e vedrai che le soddisfazioni non mancheranno. Benvenuti alla settima puntata di A come Angels, una vittoria granitica, 41 a 14, spazzati via i nuovi grifoni di Perugia, i timori della vigilia di non essere all'altezza per i tanti infortuni sono stati superati con una prova brillantissima dove il trascinatore è stato Lorenzo Troisi che ha giocato una grande partita in ricordo di suo padre Fiorenzo. La qualificazione ai playoff è un grande regalo per tutta la squadra ma soprattutto un grande regalo per Fiorenzo e per suo figlio. Giorgio Gerbaldi, al termine di questa grande vittoria che vi lancia nei playoff, tu prima nel cerchio alla squadra hai detto una cosa bellissima per Lorenzo Troisi, cominciamo dalla parte emozionale che è stata bella, gli hai detto la partita che hai fatto oggi è stato il modo migliore di ricordare tuo padre. Sì, eh, oggi abbiamo dedicato un minuto di silenzio alla morte del papà di Lolo Troisi, lui era chiaramente molto emozionato, è stato fatto anche capitano parlante per l'occasione. E ha fatto una partita incredibile, attacco difesa special team, è stato proprio un alieno in mezzo a tante persone normali con un cuore, una voglia, una dedizione, una grinta, tanta capacità tecnica e sono proprio contento che purtroppo nella sventura o nel dispiacere però abbia avuto il modo migliore per ricordare il suo papà con una prestazione mostra. Le motivazioni erano molto importanti nella gara di oggi perché insomma se si perdeva e rientrare nelle migliori seconde sarebbe stato molto complicato, come avevi spiegato. Poi, se vuoi, anche dire perché, però siete primi e quindi i playoff sono certi. Sì, eh, siamo sicuramente primi nel girone, quindi i playoff sono certi, come hai detto te. Arrivare secondi eh, ci avrebbe messo in un giro strano del conteggio della differenza, punti da un lato. E poi l'iscrizione a questo campionato della squadra di Roma, i Fighting Ducks, come matricola perché hanno cambiato denominazione sociale, ha fatto sì che avessero un ranking pari a zero. Che vuol dire? Vuol dire che nel nostro girone avevamo praticamente una squadra matricola, anche se è una squadra forte che ha fatto tutti gli anni playoff solo per questo fatto diciamo, di natura amministrativa. Quindi il nostro girone aveva un peso specifico molto leggero e quindi le migliori seconde, una delle migliori seconde non sarebbe forse, no, quasi certamente provenuta dal nostro girone. Quindi l'unico modo per qualificarsi era vincere. Senti, la difficoltà più grande in queste partite era stata in attacco, dove lì che avete perso no, la qualità per gli infortuni, tanti infortuni. Ecco, oggi c'è stata la carta sorpresa di Fior d'Oro, quarterback e poi che cos'altro? Beh, dunque, intanto eh, Aldo eh, lo consideriamo uno di noi, nel senso che è un ragazzo che vive e lavora a Rimini, quindi a pochi chilometri da pesaro, ha sempre giocato con noi quando eravamo UTA, la fusione tra Titans ed Angels, è già un mese che frequenta il nostro campo d'allenamento. Quindi non è stata diciamo per noi addetti ai lavori che lo vediamo allenare da ormai un mese, non è stata una sorpresa. Ha dovuto sistemare ancora un po' di pratiche amministrative per il tesseramento, visite mediche, eccetera, e quindi oggi abbiamo potuto schierarlo. Peraltro con grande beneficio anche di Aguzzi, l'altro quarterback si sono alternati con grande soddisfazione, sono andati benissimo entrambi, una sana rivalità ma anche una collaborazione all'interno di un ruolo molto delicato come quello del quarterback ha favorito secondo me eh, un ottimo gioco da parte di entrambi. Che cosa ti aspetti per questi play-off che promuoveranno alla fine verso la serie 2? Allora, non si possono fare previsioni perché il meccanismo di selezione dei playoff è veramente cervellotico, come, parlavo, come dicevo poc'anzi, c'è cioè il problema del power ranking, quindi bisognerà vedere anche indipendenza degli altri risultati delle squadre degli altri gironi e poi una sottodivisione tra nord e sud per rispettare il criterio geografico, diciamo così. Cosa ci proporrà in allenamento e in, in abbinamento è davvero impossibile saperlo ora. Stasera vedremo gli ultimi risultati e cercheremo poi con l'indicazione della federazione di capire quale sarà il nostro prossimo avversario. Peraltro rischiamo, pur essendo prima nel girone, di giocare la prima fuori casa, perché come dicevo prima, siccome il nostro peso specifico del girone è molto basso, giocheranno in casa ai sedicesimi le prime otto e noi pur essendo primi con 3-1 probabilmente non saremo tra le prime otto. Ci faremo qualche chilometro in più, ma sarà un piacere. Se invece si giocasse in casa, il Presidente vuole tentare questo esperimento della notturna, certo con il caldo di oggi sarebbe un sogno giocare di sera. Beh sì, sarebbe davvero bello per lo spettacolo, per i ragazzi, per diciamo, la fatica in campo, sicuramente renderebbe tutto ancora più emozionante e spettacolare. Il football di sera con i riflettori è sempre una magia, quindi vediamo se accadrà. Grazie. Un pezzo di storia è qua presente a questa finale degli Angels, una finale del campionato di Chief 9 Un pezzo di storia con Maurizio Marotti, fullback del 1981-1988, Rodolfo Giungi, running back fullback del sempre gloriosi Angels e Marco Amadori. In mezzo i due... Fratelli Troisi, il numero 48, con in mano il numero 3 degli, degli Angels di quegli anni storici, il ricordo di Fiorenzo. Fiorenzo Troisi, che ci ha lasciato, però l'abbiamo voluto omaggiare sia nel ricordo di un minuto di silenzio ma sia nel ricordo di un running back spaventoso che oggi ha segnato e ha fatto numeri indecifrabili volevo velocemente un ricordo di Fiorenzo ma molto molto veloce complimenti comunque a tutti gli Angels i nuovi Angels no? ve lo dice un vecchio degli anni Ottanta, farò sempre i complimenti per i playoff e andranno avanti ho sempre un bel ricordo di Fiorenzo Troisi, che ci ha lasciato, ma abbiamo un bel ricordo di lui perché era il nostro kicker degli anni Ottanta, è un grande dirigente, è un grande uomo. Esatto, noi tutti quanti l'abbiamo ricordato eh, in questi giorni, specialmente oggi qui sul campo con Lollo che ha portato alto il suo nome e rimarrà sempre con noi, come sempre, per tutti gli Angels. Cosa dire di Fiorenzo? Quello che ci è detto già in questi giorni. Persona veramente unica, sempre molto disponibile, sempre con il sorriso, ci ha aiutato molto anche nei momenti difficili a tirare sul morale. Persona veramente unica Gianluca. Come hai visto tuo fratello oggi in questa gara a Fosa? Oggi l'ho visto agguerrito e sicuramente è stata una bellissima partita degli Angels, molto uniti, compatti. Lollo ha giocato bene, ma tutti hanno giocato bene, sicuramente è il migliore omaggio per papà. Lollo, hai segnato, e lì. Sono esploso. È stato, è stato veramente il, il simbolo, il, il ricordo più bello che ho potuto eh, donare a, a papà. Niente, un po' a posto. Ci sono nuovi volti, nuovi protagonisti in questi Angels che vincono e vanno ai playoff. Uno di quelli che oggi è piaciuto di più è Sebastiano Politino che è qua accanto a me insieme al presidente Frank Fabri. Dopo ci dirai dove l'hai scovato, adesso le facciamo raccontare intanto qualcosa di questa partita che vi lancia nella post-season. Eh sì, è stata una partita difficile soprattutto per le condizioni meteo perché comunque fa parecchio caldo. Però l'abbiamo preparata, eh, infatti voglio dire grazie ai coach intanto, per aver anche creduto in me eh, e ci hanno dato gli strumenti per far bene oggi. E la partita è stata combattuta, però poi quando abbiamo iniziato a fare i punti, e a far girare le gambe è andato tutto bene per fortuna. Senti, Frank, dove l'hai trovato questo talento? Beh, come tutti quanti, lo troviamo per strada. <ride> no, eh, Sebastiano Seba è un ragazzo che studia urbino, scienze motorie, fisicato, e forse spinto dalla sua ragazza che è americana e quindi ha voluto provare anche questa nuova esperienza di giocare a football americano. Un casco, un palaspalle, una palla ovale. E la curiosità che poi dopo lui ha portato anche la sua ragazza a giocare a flag football nella nuova squadra che facciamo. Quindi Seba. Diciamo il nome, come si chiama? Catherine, si chiama Catherine Kate. Kate. Kate, quindi rinnovo il fatto che ci sono anche le ragazze che giocano a flag football. Ma Seba, Seba che dire, sta crescendo sempre di più perché si vede in campo che è timoroso, e non ha paura più del contatto. E deve capire certe azioni, però ha un fisico che, come avete visto, dategli la palla e lui macina il running back, che deve essere lui, macina le yard, e oggi ha fatto una gran, un gran touchdown. Complimenti, Seba. Grazie, pre. Senti, eh, da quale altra disciplina sportiva vieni? Perché mi hanno detto che la pallovale ce l'avevi già tra sì. le mani. Io ho giocato tanti anni al rugby, facevo il mediano di mischia al rugby. Io sono siciliano. Okay. Quindi ho fatto Siracusa. Ho fatto un po' di strada, ho studiato a Urbino, mi sono laureato, poi mi sono spostato a Pesaro. E adesso viviamo qui eh, ci tenevo proprio a provare questo sport come diceva Frank anche per avvicinarmi alla cultura della mia ragazza certo, ma la differenza so che è una domanda difficile in poche sì. battute però con il rugby cosa ti ha aiutato a interpretare il football e invece che cosa è molto diverso allora posso dire che sono due sport completamente diversi cioè non hanno niente di uguale se non quasi una parvenza di palla simile ma sono due sport completamente diversi quello che mi ha aiutato è che ho sempre fatto ruoli dove serviva la velocità quindi è quella la mia caratteristica principale insomma Se c'è una cosa che ci piace degli Angels è che sanno trasmettere la tradizione del football americano a Pesaro, quindi quando Alessandro Angeloni si è ritirato, tutti abbiamo detto e adesso, e adesso arrivano anche nuovi volti, anche in altri ruoli chiaramente. Ma è importante continuare appunto a portare avanti il football americano in città e Brian Romani è uno di questi. Ecco, intanto, perché il football americano, come ti sei avvicinato, cosa ti ha colpito di questa disciplina? Sì, mi sono avvicinato al football americano grazie ai miei amici. Io all'inizio facevo calcio, ho fatto tanti altri sport, ma il football americano non l'avrei mai pensato. Dopo molti miei amici giocavano qui negli Angels. Un anno fa ho provato, ho iniziato il football americano e mi sono appassionato e c'è tanta tanta strada da fare ancora, però mi piace e vorrei continuare ancora per vedere come va. Senti, c'è forse un pregiudizio su questo sport che è uno sport violento, ci si fa male, eccetera. Tu, insomma, non hai il fisico, cioè sei, fisicamente sei portatissimo, però voglio dire, non sei enorme come tutti pensano che bisogna essere, quindi puoi essere un bel testimonial, no? Esatto, sì, non, eh, non bisogna essere per forza grossi o fisicati come molti altri. Mm -hmm. Io sono un fisico asciutto, e infatti, faccio come ruolo il cornerback, che comunque sia, dovrebbe. Intercettare come è successo oggi e ovvio anche placcare, però ci sono situazioni e situazioni, diciamo, fisici e fisici per, vari, per determinate posizioni. Senti, Brian oggi era una partita importante in caso di vittoria i playoff erano sicuri. In caso di sconfitta invece era probabilmente finita la stagione qua. Quindi ecco, che cosa vi ha detto il coach prima della partita? Cosa secondo te ha? Determinato un, un ampio anche vantaggio, non ci aspettavamo forse anche una partita più equilibrata. Abbiamo passato tre settimane ad allenarci duramente e a prepararla molto bene, sia sì attacco che difesa. Che oggi hanno girato tutte e due molto, molto bene. Sono entrati altri due nuovi giocatori che giocavano in altre squadre a darci una mano e hanno dato veramente una grande mano, hanno fatto girare molto bene attacco. E anche molto bene la difesa, quindi sono contento anche perché i playoff sono importanti. Possiamo continuare ad allenarci e a giocare ancora. Invitiamo i pesaresi a venirvi a vedere sperando di giocare in casa questi playoff. La prima partita. Sì, e più tifo c'è e più noi siamo contenti perché siamo sempre più carichi. La parte emotiva di questa partita. Indubbiamente ha, ha colpito chi guardava da fuori il minuto di silenzio, la partita che Lorenzo Troisi ha fatto, che è stato davvero il più bel modo, come ha detto che Gerbaldi, mezza. di onorare suo padre. E tu, che hai conosciuto Fiorenzo, e che, che effetto ti ha fatto vedere oggi questa cosa? Ma guarda, io sono stato molto contento sia del minuto, sia della prestazione del figlio e della presenza qua di questi miei ex compagni di squadra. È stata veramente la maniera proprio migliore per onorare questa persona che era un personaggio a Pesaro. Un giocatore di football è stato un po' tutto a 360 gradi, quindi da questo punto di vista è una bellissima giornata. E poi bella perché abbiamo vinto. Abbiamo vinto, io credevo della vittoria, non con questo margine, però devo dire che io sono come coach abbastanza ipercritico. Ho detto alla fine nel raggruppamento che non saprei cosa dire. Non riuscivi di a trovare un limite. No. una critica? Sono ovviamente. stati molto bravi. Ho cercato prima della partita come nella, nella precedente a Perugia di caricare ragazzi a livello di appartenenza alla squadra, agli Angels, a una partita do or die, quindi dentro o fuori, questa componente diciamo, morale è molto importante e penso che l'abbiano appresa bene, sono stati veramente bravi, duri, corretti, nulla da dire. E poi vi dovete sempre inventare nuove strategie perché tanti infortunati, poi oggi avete inserito i due nuovi, quindi insomma in sì. corsa avete fatto tanti aggiustamenti. Ci sono stati nuovi schemi, nuove, nuove cose, nuovi giocatori, eh, giocatori importantissimi, Frazzetto, Bianchini ed altri che, eh, che non ci sono. E quindi ci fa, tutto ciò ci fa sperare bene per il futuro che non si sa, incerto sull'avversario, ma certo sul fatto che noi. A questo punto andiamo avanti, andiamo avanti e ogni avversario è buono. E quindi il sogno può essere ancora lungo? Il sogno spero sia lunghissimo. Grazie mille. Siamo qui con Francesco Freddini, dirigente dei Grifoni Perugia, un amico. Abbiamo giocato tanti anni dalle giovanili alla prima squadra. Fred. Una tua considerazione alla partita? Allora, devo dire che ci aspettavamo, sicuramente una partita molto impegnativa, molto dura. E così è stata. E Pesaro ha avuto quelle carte in più, quei giocatori in più che hanno fatto la differenza, che non pensavamo. Che di trovare e quindi con un QB che potesse lanciare correttamente la palla, che potesse fare un, un ottimo gioco, insomma di, di passaggio ci ha un po' spiazzato, che era l'unico eh, punto debole proprio nella nostra difesa. I defensive back, molte assenze e quindi ci hanno penalizzato. Per quanto riguarda l'attacco, purtroppo. Devo dire che ecco, la mia assenza ha fatto la differenza perché avrei dovuto giocare io come QB, avrei dovuto fare io tante cose, ero preparatissimo, però purtroppo la federazione non mi ha dato la, la delega e quindi niente, quindi praticamente il nostro sistema di attacco si è basa su pas, corsa e passaggio, un RPO e quindi il nostro QB non era preparato, non è preparato, non abbiamo, non abbiamo trovato poi una valida alternativa. A me, e quindi niente abbiamo continuato così. Ecco. Beh, allora diciamo che non ti ha dato la deroga, perché sappiamo benissimo che nel, se un 1972 a 48 anni il football americano, un giocatore, si ferma. Quindi diciamo benvengono i ragazzi nuovi. Sì. E adesso tu sei porti tanta esperienza, so che tu volevi proprio giocare, hai rosicato come si dice a Roma tantissimo <ride> e siamo felici perché abbiamo vinto, però il, moviment, il movimento a Perugia c'è, continua, continua sì, e esatto, esatto. In, continua bocca in bocca al lupo a tutti, ah, soprattutto a voi in bocca al lupo agli angels e spero che facciate veramente un bel, un bel campionato. Ecco. Sarà dura eh, però se ce la fate, siete compatti, ci riuscirete. Grazie Fred. Oh, grazie a te. Si è conclusa una domenica speciale per i Ranocchi Angels. Ranocchi Angels che sono arrivati ai play-off. Era l'obiettivo minimo che la società e il coach staff si era prefissato per questa stagione 2021, Covid permettendo. Una partita terribilmente bella, emozionante. È raccontata come si è visto da tanti episodi, sempre nel ricordo di Fiorenzo Fiorenzo Troisi un amico, un dirigente, una persona che personalmente mi ha accolto, abbiamo fatto viaggi insieme, abbiamo viaggiato a lungo e largo, abbiamo fatto tante tante cose. Per me è emozionante parlarlo qui perché nel suo ricordo della pallovale, un suo ricordo del sorriso, un suo ricordo di un figlio che gioca e un figlio che ha decantato il suo ricordo in maniera impeccabile. Quindi volevo salutare da parte di tutta la famiglia Engels Fiorenzo, salutare la moglie Francesca, il figlio Gianluca e Lorenzo Troisi, il nostro running back che ha onorato con un touchdown, un intercetto e un MVP della partita, suo padre. Ciao a tutti, seguiteci, grazie Rossini TV, grazie al canale 633. A presto e forza Angels!